Io Viaggio Italiano è la campagna che ho lanciato insieme a Jimmy Ghione, a tante realtà che hanno voluto aderire per sostenere e difendere il turismo italiano, in particolare in questo momento di difficoltà, ma anche perché l'idea di un turismo sostenibile, diffuso, smart, in sicurezza, è una cosa che serve al nostro paese anche oltre questo momento di emergenza, perché abbiamo un paese ricchissimo di bellezze che vanno conosciute, promosse e vanno tutelate. Ecco perché io chiedo a tutti coloro che vogliono sostenere la campagna Viaggio Italiano di mandarci una foto con un breve commento di un luogo bello che possa essere un luogo naturalistico, ma anche un'attività artigianale, agricola, un monumento che magari non è molto conosciuto, oppure anche dei piccoli video di un minuto, due minuti al massimo, in cui raccontano e fanno vedere delle parti dell'Italia che non conosciamo. È molto importante che noi raccontiamo la bellezza di questo paese. Il bel paese è bello proprio perché ha una biodiversità naturale, culturale, agroalimentare, che lo rende uno scrigno di bellezza, e dal punto di vista turistico questo è ovvio che è una grande attrattiva. E per fare un esempio, io voglio rilanciare nell'iniziativa Viaggio Italiano per esempio i sigilli di Campagna Amica. Campagna Amica è una fondazione che cerca di mettere insieme la bellezza e l'innovazione, la tradizione, la distintività dell'agricoltura italiana, delle aziende dell'agricoltura, raccontando con questo atlante dei sigilli di Campagna Amica che realizziamo ogni anno dei prodotti di nicchia, si potrebbe dire, ma che poi in realtà sono la somma della biodiversità e della varietà delle nostre produzioni. In particolare oggi direi di rilanciare due sigilli di Campagna Amica che sono i pomodori, in questo caso il pomodoro corbarino che si fa proprio in un piccolo che porta il nome di un paesino che è Corbara, che si trova diciamo alle pendici di quello che è un parco, anche il parco dei Monti Lattari, che sono i monti che poi danno, come dire, sono la catena montuosa della costiera sorrentino-amalfitana. E poi i pomodoro del Piennolo. Il Piennolo è legato al Vesuvio, anche lì un parco nazionale, il Parco Nazionale del Vesuvio, è una grande tradizione che mette insieme la storia del pomodoro. Sapete che il pomodoro ovviamente è venuto dalle Americhe, ma una delle zone dove il pomodoro si è trasformato poi in quello che è diventato uno dei prodotti più diffusi del pianeta e che si è trasformato anche nella salsa di pomodoro, diciamo così, è Napoli, perché Napoli era vicereame spagnolo e uno dei viceré, un viceré che era stato viceré già nel vicereame del Perù, che era sempre sotto la corona di Spagna, riuscì a portare a Napoli una serie di pomodori, ovviamente non particolarmente il corbarino e il pomodoro del Piennolo, ma la tradizione del pomodoro e la sua diffusione come alimento, perché all'inizio quando arrivavano dall'America il pomodoro era considerato una pianta ornamentale, quindi in Spagna era stata presa come pianta ornamentale, a Napoli diventa molto di più invece una pianta coltivata che, avendo poi tra l'altro una grande produttività ed essendo Napoli storicamente una zona molto densamente abitata già all'epoca, quindi con una grande necessità di sfamare tutta questa popolazione, il pomodoro diventa quello che poi pian piano oggi conosciamo. Però in particolare, se vogliamo andare a vedere una cosa tipica, un sigillo di Campagna Amica, e andare a guardare anche i luoghi vicini alla realtà di origine, diciamo, e di lavorazione sia del pomodoro corbarino sia di quello del Piennolo, dobbiamo andare in Campania, in questi due parchi, il Parco Regionale dei Monti Lattari, il Parco Nazionale del Vesuvio. Gli agricoltori italiani hanno un ruolo fondamentale nella conservazione e nel trasmettere la biodiversità alle generazioni future. Il lavoro che svolgono nelle campagne permette non solo di salvaguardare l'ambiente, non solo di salvaguardare il nostro futuro, ma di fare in modo che questa biodiversità venga messa a disposizione anche di tutti i cittadini attraverso il lavoro che svolgiamo con Fondazione Campagna Amica, con Coldiretti, insieme ai farmers market che portiamo in tutte quante le città italiane.
Per questo abbiamo dato vita ai sigilli di Campagna Amica, per mettere proprio in evidenza non solo il lavoro che svolgono gli agricoltori, ma anche per far conoscere ai cittadini quali sono i prodotti della biodiversità che sono diffusi su tutti i nostri territori. Questo non solo sta rafforzando il rapporto di fiducia tra l'agricoltore e i cittadini, ma sta facendo in modo che la biodiversità diventi anche un modello di nuovo sviluppo di economia locale, perché permette non solo di continuare il lavoro nelle nostre campagne, ma di fare in modo che si crei intorno a questo lavoro nuova economia. Per questo, con il nostro rapporto anche sulla biodiversità, sui sigilli di Campagna Amica, abbiamo messo in evidenza quanto tutto ciò è importante. Se ne è persa troppa di biodiversità negli anni passati e oggi dobbiamo fare di tutto per poterla recuperare, perché ce lo chiede l'ambiente che è intorno a noi, ce lo chiedono le giovani generazioni che se sono sempre più attente ai temi dell'ambiente, sono sempre più attenti ai temi di un cibo sano, sicuro, buono, genuino, fatto della tradizione del Made in Italy. Per questo i nostri mercati di Campagna Amica sono diventati sempre di più un luogo dove esplode la biodiversità agroalimentare italiana e con esso il lavoro straordinario che fanno i nostri cittadini. Per questo i nostri contadini, per questo l'invito è quello di tutti i cittadini di recarsi nei nostri mercati per una spesa diversa, per una spesa biodiversa sicuramente più buona.